Oggi voglio parlarvi delle resistenze, quelle che sin dalla nascita e fino all'ultimo istante della nostra vita hanno l'ardire di accompagnarci, come a volerci proteggere da chissà cosa e da chissà chi. E per aiutarmi in questo argomento voglio leggermi un mio pensiero sulle resistenze. Opporre resistenza come voler nascondere la sofferenza, e più ci si oppone, più il disagio cresce. Una forza creata d'arte per reggere situazioni che abbiamo richiamato e che d'improvviso non vogliamo più perché intimoriti dalla loro potenza. Un'opposizione inconsapevole che fa da supporto alla noia, ad una dimenticanza, alla difficoltà di accettazione, al cambiamento. Una sorta di protezione primaria che si innalza come una barricata inamovibile pur di mantenere il tutto invariato. Quel va bene così, figlio della rassegnazione, più che alimentato dalla fiducia incondizionata nei confronti dell'esistenza. Un pericolo chiamato cambiamento, dal quale proteggersi per evitare pericoli che ci possano allontanare da uno stato ordinario, tanto comodo quanto inneggiato come normalità. Uno scudo per ribattere le avversità, ma soprattutto le opportunità. Perché crescere costa fatica e non vale quel sacrificio che spendiamo più facilmente verso il mantenimento di un comfort travestito da mondanità. Resistiamo evitando un silenzio che ci appare più assordante del frastuono. Resistiamo rimuginando su cose irrilevanti. Resistiamo attribuendo la responsabilità delle nostre sofferenze al mondo esterno. Resistiamo alla possibilità di esaltare l'impossibile, liberandoci così da una responsabilità solo rimandata. Resistenze che prendono corpo quando la paura è il sopravvento sulla gioia, ma che rafforzandosi diventano schiaffi intenzionati al risveglio della consapevolezza. Consapevoli che le resistenze sono parte di noi, possiamo ammettere che diventino le nostre più preziose alleate sulla via dell'evoluzione. Ci hanno mantenuto in vita perché potessimo manifestare quella sana consapevolezza dei nostri mezzi, pur di essere finalmente noi stessi. Ci hanno guardato le spalle, fornendoci segnali preziosi verso il cambiamento, come fidati amici, una presenza costante della vita che si ricalibra in base ai nostri cambiamenti, come a voler filtrare ciò che possiamo o non possiamo gestire nel momento presente. Il loro desiderio di proteggerci dalle sofferenze merita una sincera gratitudine da parte nostra. E come comportarsi con le nostre resistenze? Sicuramente riconoscerle è già un atto importante che ci conduce allo scioglimento di queste resistenze. E una volta riconosciute le possiamo sicuramente accogliere e seguire la resistenza fino a quella che è la sua origine. È importante permettersi di essere ciò che siamo nel presente. E per fare questo dobbiamo davvero riconoscere e accogliere tutte le resistenze che ci accompagnano, ripeto, dalla nascita, nel presente e ci accompagneranno molto probabilmente e anche fortunatamente per certi aspetti fino all'ultimo istante della nostra esistenza. Passare da quella battaglia che rappresenta le resistenze all'accoglienza, per essere finalmente noi stessi e per esprimere con consapevolezza, con gioia e con profonda libertà il nostro vero autentico potenziale, affinché la nostra essenza e il nostro daimon possano assolutamente esprimersi per quello che è il loro obiettivo primario, ovvero manifestare la nostra creatività e manifestare la nostra essenza, anche attraverso la capacità di discernimento che ognuno di noi ha, che si sviluppa ovviamente in uno stato di maggiore equilibrio. E questo passa anche attraverso la riconoscenza delle nostre
diciamo così, resistenze all'evoluzione, che non sono altro in alcuni momenti che situazioni che ci possono salvare da qualcosa che non siamo magari al momento in grado ancora di gestire, ma che una volta riconosciute e accolte potranno garantirci di poter procedere nella via della nostra evoluzione personale con una forza, un impeto e una libertà, diciamo, rinnovate. Per cui auguro ad ognuno di noi di riconoscere ovviamente le proprie resistenze, di accoglierle e di passare da quello stato di battaglia a un'accoglienza e a una riconoscenza anche dei meriti delle nostre resistenze per poter fare un salto evolutivo che è proprio insito nella nostra missione di vita.